Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Colpisce questo verbo, l'ultimo del Vangelo che abbiamo appena letto. Chi si vergognerà di me? Anzitutto bisogna dire che oggi la gente non si vergogna più di niente. Non ci si vergogna più. E allora mi fa molto specie sentire che Gesù dice: io potrei vergognarmi di te, oh Signore. Evitami questo, fa che non abbia a dire, a fare cose tali per cui tu ti debba vergognare di me. Sarebbe tremendo. Signore, no. Ogni cosa che facciamo, magari povera, magari sbagliata, tu abbi misericordia di noi, non vergognarti mai di noi, dacci la forza per fare le cose che piacciono a te. E tutte le cose belle della vita non devono farci insuperbire, perché sono sempre dono tuo. Se i tuoi figli sono bravi, si comportano bene, grazie Signore. Se hai un buon lavoro, se non hai avuto qualche problema grave appunto sul lavoro o nella salute, grazie Signore.